Manchester City-Chelsea è l'ultimo atto della Champions League 2020-2021. Luca Marchegiani, che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita sicuramente combattuta. Sono due squadre che fanno parte dello stesso campionato. Il Manchester City ha dimostrato di essere superiore nelle 38 partite del campionato inglese, però negli scontri diretti poi in realtà questa superiorità non si è vista. Perciò penso che sarà una partita sicuramente aperta. Sono due squadre apparentemente diverse, però in realtà hanno molte caratteristiche in comune, perché anche il Chelsea gioca molto bene la palla, non si lascia, come dire, intimorire anche la responsabilità della gestione del pallone, ha grande qualità anche individuale, non solo come spirito di squadra. È chiaro che per il City la vittoria in Champions può sembrare la ciliegina sulla torta dopo stagioni fantastiche, ma secondo me è quasi un'ossessione, non tanto per Guardiola, perché lui comunque la Champions l'ha già vinta. Anche Inter, Milan e Juventus guardano all'Europa, che conta ovviamente a quella della prossima stagione. Nelle ultime ore, tra l'altro, in casa nostra è successo di tutto, con Conte che ha lasciato i nerazzurri, Donnarumma che pare vicino ai bianconeri, Allegri ad un passo dal tornare a Torino. Qual è la notizia che più ti ha sorpreso? Sono state tutte sorprendenti. Forse quella che mi ha sorpreso di più è stato l'addio di Conte. Secondo me è evidente che c'erano degli accordi tra società e allenatore che evidentemente sono stati disattesi, e questo ha fatto sì, insomma, che si arrivasse a questo tipo anche di rescissione del contratto, no? Però una società anche con qualche problema di liquidità, che però per tanti anni ha inseguito una vittoria importante come lo scudetto, vedere andar via il protagonista principale, perché al di là di quello che hanno fatto i giocatori, che hanno fatto tantissimo, Conte ha avuto veramente un ruolo fondamentale in questa, nella mentalità vincente, no? che l'Inter è riuscito ad avere quest'anno, un po' mi stupisce, ecco, questo sì. Luca, l'ultima domanda è relativa anche questa, se vogliamo, a due notizie un po' sorprendenti, a due indiscrezioni particolarmente suggestive. Sarri e Spalletti possono essere gli uomini giusti per Inter e Napoli? Sì, prima di tutto per un motivo, perché Sarri e Spalletti sono due allenatori molto bravi e io sarei contento non solo se allenassero, ma se allenassero in Italia. Poi sì, perché comunque io credo che Spalletti, dopo aver avuto esperienze in altri grandi club del campionato italiano, possa essere l'uomo giusto per il Napoli. E Sarri, pur magari apparentemente, no, possa sembrare un allenatore molto differente da Conte, però non dimentichiamo che l'ha sostituito al Chelsea e comunque è riuscito a far bene. È un allenatore che ha grande personalità, grande conoscenza di calcio, e io credo che l'esperienza della Juventus l'abbia ulteriormente migliorato, se vogliamo, no, nella gestione di alcune situazioni. Perciò io, se fossi l'Inter, su Sarri ci punterei forte.